Salve a tutti voi, in questa puntata parliamo della gru e della movimentazione dei carichi in cantiere. La gru la vedete alle mie spalle e questa che ho in mano è una pulsantiera che è il telecomando con cui l'addetto alla gru, il gruista, comanda da terra questo strumento che può essere anche molto pericoloso, soprattutto se chi lo guida non ha avuto la necessaria formazione. Vediamo insieme una serie di filmati didattici e di interviste con esperti. Gli impianti di sollevamento sono attrezzature delicate che possono diventare molto pericolose. Devono per questo essere utilizzate con molta attenzione e costantemente controllate e verificate. Una è annuale, che deve essere fatta dall'ASL, quell'altra è trimestrale, che deve essere fatta a mezzo di personale specializzato che va a controllare lo stato delle funi, che devono essere adeguatamente lubrificate. Le gru a torre devono essere montate in modo che il loro raggio d'azione sia almeno a 5 metri di distanza dalle linee elettriche attive. Particolare attenzione deve essere fatta anche al rischio di interferenza durante la rotazione con alberi, opere fisse o altre gru. Il montaggio deve essere affidato a personale qualificato ed esperto. Molte case costruttrici, a questo proposito, declinano ogni responsabilità se il montaggio non viene affidato a tecnici direttamente addestrati da loro. Le modalità di montaggio sono descritte tutte dal libretto di uso e manutenzione e sono le uniche ammesse. Le gru con rotazione in basso devono accuratamente essere recintate attorno alla base. È molto pericoloso trovarsi nel raggio di azione della zavorra in movimento. Una volta montata, la gru deve essere affidata a personale specificatamente addestrato ed informato. Ecco, per guidare la gru non è necessario un patentino, non è obbligatorio, ma un attestato di frequenza dove l'operatore abbia seguito un corso dove gli vengono illustrati tutti i rischi in cui si incorre quando si guida la gru. Il gruista deve conoscere perfettamente le istruzioni riportate nel libretto di uso e manutenzione. Dare per scontata la conoscenza della macchina è un grosso errore e può trarre pericolosamente in inganno. E gli errori che può fare un gruista? Può sbagliare la direzione, magari a posto di avanti e indietro, e la gente deve avere la distanza di sicurezza per non farsi male. Prima di salire sulla gru c'è un manuale da leggere per sapere come tirare dei cavi, delle catene, delle braghe, di tutta la roba che ci va. Si può rompere una fascia, si può rompere una catena e non bisogna mai stare sotto i materiali appesi. Sul braccio di sollevamento sono presenti le targhe con la portata massima, che diminuisce con l'avvicinarsi all'estremità. Il gruista ha sempre ben presente quanto è pesante il carico che sta per sollevare e lo confronta con la portata dell'apparecchio che sta utilizzando. Delle forche che tirano 8 quintali, tira su dei pacchi di cemento da 15. Anche questo dovrebbe essere anche nel cantiere stesso, il personale del cantiere dire no, guarda che quello è 15 quintali e non si può tirare con quella forca che ne tira 8. Prima di procedere al sollevamento di un carico, bisogna essere assolutamente certi che questi sia stato correttamente imbracato. Particolare attenzione deve essere prestata al baricentro del carico. Se necessario, non si deve esitare a riposizionare meglio l'imbraco e ripetere la presa. L'operatore deve sempre avere la visione diretta del carico, dalla presa alla posa. Nel caso in cui ciò non sia possibile, si deve operare in collaborazione con una seconda persona. Anche questa è ben addestrata e con essa devono essere concordati con precisione i segnali di comunicazione. È vietato sollevare laterizi, pietrame ed altro materiale minuto con le normali forche. Deve essere utilizzato un cassone o un'apposita benna ben chiusa che possa contenere la caduta di eventuali pezzi o frammenti. Qua ci sono dei materiali, dei coppi che sono rimasti da una lavorazione, che sono stati poggiati sul bancale, più altri profilati metallici, eccetera. Purtroppo abbiamo molti infortuni che avvengono in cantiere perché questo materiale viene movimentato in questo modo con degli impianti di sollevamento, in particolare la gru di cantiere. È chiaro che qual è il problema? Che questo materiale non è stabile, quindi durante la movimentazione c'è sicuramente il pericolo che
qualcosa di questo possa cadere e colpire dei lavoratori che transitano sotto le aree sulle quali vengono movimentati questi materiali. Questo materiale va movimentato esclusivamente con l'utilizzo di cassoni apposta e fatti apposta per fare questo tipo di lavoro. Durante il sollevamento e lo spostamento, i comandi sono graduali. Il carico sospeso deve oscillare il meno possibile. È vietato far passare un carico sospeso sopra le persone. Se non si hanno a disposizione percorsi alternativi, le persone si devono spostare prima che il carico passi sopra di loro. Quando si lavora nei cantieri, nel cantiere con la gru, di evitare maggiormente di girare sopra gli operai che stanno lavorando nei cantieri, ferraioli, carpentieri, muratori. Per posare il carico è necessario prima fermarsi un attimo a poca distanza dall'appoggio. Si prosegue quindi la discesa con piccoli impulsi ai comandi, in modo da deporre dolcemente il carico stesso. Personalmente, quando si parte al mattino con la gru, gli faccio provare il fine corsa di sollevamento che sia sempre funzionante. Ogni tanto che diano una controllata alle sue funi, perché lo possono fare anche senza chiamare le ditte specializzate, che quello un gruista lo può fare, dare un'occhiata alla sua fune non è mai sbagliato. Gli errori più comuni sono sempre riguardo l'oscillazione. Come questa qui? Sì, come questa che sta oscillando, vede, adesso questa è anche poco, però delle volte si vedono delle oscillazioni da paura, da schiacciare una persona contro un ponteggio, contro altre cose. Quando la sera il cantiere viene abbandonato, la gru deve essere lasciata libera di ruotare senza zavorre appese al gancio, con il bozzello lasciato il più possibile alto e vicino alla torre. Uno dei maggiori rischi per quanto riguarda le gru è sicuramente il vento. Il gruista ha l'obbligo di sbloccare la rotazione del braccio tutte le volte che va a casa, cioè alla sera, o tutte le volte che va a mangiare. Questo perché se viene il vento di tempesta può far ribaltare la gru. Parlando di movimentazione dei carichi, per forza bisogna prendere in considerazione uno dei rischi principali, che è quello dovuto agli effetti che il vento, soprattutto in condizioni particolari, può comportare sulla corretta movimentazione dei carichi stessi. In questa foto, vedete, c'è uno strumento che permette di misurare la velocità del vento, quindi i chilometri orari. È uno strumento che tecnicamente si chiama anemometro ed è uno strumento che è molto importante perché può essere posizionato nel punto più alto del cantiere, che generalmente è la gru. Interferenze nella rotazione del braccio della gru? Quali interferenze? Alcuni incidenti recenti sono avvenuti anche per un errato posizionamento della gru. Bisogna sempre studiare dove mettere la gru a livello di scavo, non troppo vicino allo scavo, e avere sempre una relazione con un geologo che ci dica la portanza del terreno. Grazie a tutti voi per essere rimasti in ascolto di questa puntata dedicata all'uso sicuro della gru nei cantieri edili. Adesso diamo la parola al presidente dell'Istituto Edile di Bologna, che vi presenterà due importanti iniziative che nelle prossime settimane organizza l'Istituto. Arrivederci alla prossima puntata. Giovedì 28 aprile si terrà, come avviene ormai annualmente da diversi anni, qui presso l'Istituto Professionale per i Lavoratori Edili della provincia di Bologna, un convegno sulla sicurezza. La giornata del 28 aprile è stata scelta ormai da qualche anno perché è la giornata mondiale della sicurezza sul lavoro. Anche quest'anno parleremo dell'andamento degli infortuni in edilizia e ci sarà una sezione dedicata ad uno studio comparativo anche dei criteri con i quali si affronta la sicurezza in un cantiere edile, mettendo a confronto esperienze italiane con esperienze di altri paesi dell'Europa come la Germania e come l'Inghilterra. Sabato 7 maggio ospiteremo qui
presso i laboratori dell'Istituto Professionale Laboratori Edili della provincia di Bologna per il quarto anno consecutivo la gara del muratore provinciale, iniziativa che partendo poi da Bologna si è sviluppata in ambito regionale e anche in ambito nazionale. Infatti nel mese di ottobre presso il SAIE si svolgerà l'Edil Trophy.